ragazzi, bentornati con un nuovo video ASMR. Spero che stiate molto bene. E oggi sono, diciamo, potevo essere soddisfatto, ma alla fine non ho acceso i microfoni. Semplicemente un dettaglio, ovvero il suono di sottofondo, ovvero ho pensato, visto che a volte, diciamo, mi capita, ci capita a me e alla mia ragazza di fare praticamente qualche ricettina, sperimentare qualcosa, no? Siamo abbastanza pasticcioni e quindi ho pensato che poteva tornare utile o essere comunque di intrattenimento questa tipologia di video, ovvero dei video brevi dove facciamo un suono di sottofondo su, appunto, la preparazione di un determinato pasto e lasciamo appunto la ricetta, il procedimento, gli ingredienti, il tutto però abbastanza veloce, perché per il passato avevo già fatto due video ricetta, due o tre video ricetta, però erano venuti, appunto, avevo lasciato tutto il procedimento, erano video molto lunghi. Ho pensato di rivoluzionare un po' l'idea con un mio commento, come in questo video qui, e, diciamo, registrato sotto il video, e dopodiché semplicemente lasciare più bassi, di meno più bassi, i suoni di sottofondo della preparazione, appunto, in live, diciamo, della ricetta. Ecco, io, anche se mi sono, appunto, dimenticato di registrare l'audio di questo video qua, ho voluto portarvelo lo stesso intanto per vedere se è qualcosa che vi può piacere. E niente, e vi illustro anche un attimino gli ingredienti, cosa andiamo a fare adesso, perché sennò ovviamente siamo già a 3 minuti. Fondamentalmente qui abbiamo, oggi a pranzo ci è girato il cazzo così, abbiamo, cioè ci è venuta questa voglia di pasta, sugo e polpettine, perché io, diciamo, io l'ho scoperta da poco grazie, appunto, alla mamma della mia ragazza, e buonissima, sono passato in macelleria, ho visto lì il macinetto di Manzo, leggendario, diciamo, e allora che fai? E l'ho fatto, quindi qui abbiamo iniziato, appunto, lavorando il macinato. Sono 250 grammi, noi ne abbiamo usati per due persone e vanno bene, diciamo, su due piatti di pasta da 100 grammi, 100-120 grammi, vanno più che bene, due etti di macinato. Appunto, all'inizio del video l'ho lavorato, poi ci ha aggiunto, diciamo, per compattarlo, del pane grattato. Qui ovviamente ce n'è aggiunto poco, va più o meno ad occhio, dopo ovviamente ha impastato il tutto. Le due boccette, che non ho già visto se le ha già messe, le due boccette di spezie che ha usato sono semplicemente del pepe, noi ne abbiamo usato uno misto, di colorazione mista, ma comunque pepe, e anche lì quanto basta, cioè giusto, diciamo, da condire. E ovviamente il sale e ovviamente la noce moscata. Queste sono le spezie che abbiamo usate. Il prezzemolo lo abbiamo balzato. Poi avete visto poco fa che ci ha aggiunto l'uovo e ancora impastato, e anche
immaginato da sapere, perché poi gli altri appunto sono tutti un po' condimenti. L'uovo che abbiamo usato è appunto uno e soltanto il rosso, e appunto per compattare un po' il macinato e tutto quanto in modo che rimanga unito. E niente, ah, ecco, adesso lo metto il pepe, forse l'abbiamo messo due volte, non mi ricordo. Ok, dopodiché si passa il tutto, si fanno le palline ovviamente piccoline e si lascia tutta la parte, e si passa un attimo ai fornelli. Passati ai fornelli, cos'è che dobbiamo fare? Scaldare una pentola. Io vi consiglio questa qua, perché queste pentole qua sono micidiali, guys, cioè è una cosa fighissima. E fondamentalmente cosa fate adesso? Io nel video avete visto che ho messo dell'olio, aglio e olio, ce l'avevo già lì pronto tritato, se no usate uno spicchio d'aglio. E praticamente io gli ho buttato giù poco olio, perché in quelle padelle lì ne basta poco, e aglio, appunto un po' di aglio. E in pratica lo fate friggere un attimo, a me mi è scappato perché avevo scaldato la padella, che era un piacere. E dopodiché ci dovreste buttare giù prima il sugo, in questo caso la passata di pomodoro di un 300 grammi, sono anche tanti, volendo anche 250 circa, e dipende se volete un po' rossa o bella carica di pomodoro. Dopodiché noi in questo caso abbiamo prima, avendo fretta, abbiamo prima cotto le polpette e poi messo la passata di pomodoro. Però generalmente per fare una cosa più, diciamo, gustosa, andrebbe appunto messa prima la passata di pomodoro e dopodiché immerse le polpette e fatto andare il tutto per una mezz'oretta, ipotesi, in modo che si cuoce lentamente, si amalgama un po' il tutto e spacca. Noi avevamo fretta e quindi abbiamo cotto al volo appunto le polpettine per poi buttarci il sugo, lasciarlo un attimino ad asciugare e che prenda un po' gli aromi, e fine. E niente, mi raccomando ragazzi, il macinato deve essere mondiale, perché quelle polpettine devono venire tenere, no? Roba secca o... cioè il macinato è fondamentale. Noi abbiamo usato pasta fresca tra l'altro, però avevamo un pomodoro che abbiamo fatto in casa appunto dal nostro orticello, ma non si sa perché aveva un sapore piuttosto dolciastro e strano rispetto agli altri vasi che abbiamo messo via quest'anno, quindi non ce la siamo gustata alla fine. E purtroppo non c'è neanche il video eating nei prossimi, se appunto vi piace questa serie, se vi piace, cioè serie, appunto quando capita che facciamo questi video, se vi piacciono, noi dai prossimi ovviamente ci aggiungeremo anche la degustazione, ma ci mancherebbe altro. Quindi fatemi sapere, dai, cosa ne pensate, cosa, come vi ispira, se vi ispira, se non vi ispira, se vi vorreste dare uno schiaffo, se vi vorreste dare due. E noi semplicemente